Noi siamo in una fase in cui vi è il 92% di aumento dei mutui rispetto allo scorso anno, di cui circa un terzo sono surroghe, sono sostituzioni nella competizione di mercato, nella quale evidentemente, a differenza di altri settori merceologici, si possono anche cambiare in corso d'opera i mutui. Questo non è possibile per le autovetture, i vestiti. Quindi il mondo bancario è quello che dà più garanzie di competizione e di ripresa. Per quello che riguarda i nuovi prestiti, aumentano circa del 15-16%, e lo stock complessivo dei prestiti in atto oggi, a fronte del dicembre del 2008, cioè prima della crisi, siamo a circa 150 miliardi in più in Italia di prestiti in atto. È chiaro che se noi facciamo il confronto fra il mese prima, la settimana e quell'altro, ma se noi diamo una valutazione di respiro da prima della crisi ad ora, in Italia 150 miliardi di prestito non sono chiacchiere. Quindi si va verso una ripresa, diciamo così. C'è, la ripresa è in atto, è chiaro che noi abbiamo una ripresa con però delle palle al piede, di cui la principale sono circa 200 miliardi di crediti deteriorati senza che siano intervenuti aiuti di Stato di alcun genere, a differenza di quello che è successo in Germania, Francia, Olanda, Gran Bretagna e via di questo genere. Il costo di questa crisi è gravato sulle imprese, sulle famiglie e sulle banche.